buongiorno a tutti, io sono qui per parlarvi oggi di una ricerca che si origina dal mio interesse per quello che credo sia un fenomeno demografico sociale tra i più rilevanti nel contesto contemporaneo italiano, che è quello dell'aumento della popolazione di stranieri in Italia. Si tratta di un fenomeno recente che, nonostante abbia avuto origine già comunque negli anni 80, ha avuto una vera e propria esplosione all'inizio del nuovo millennio. E questo ha comportato sia un aumento del numero di stranieri adulti, ma anche, e forse soprattutto per quanto ci riguarda più direttamente, insomma, chi si interessa di scuola, un aumento di quelli che sono i figli degli immigrati. E quindi gli studenti. Chiaramente l'aumento del numero di studenti stranieri, quindi è una scuola sempre più multiculturale, come alcuni definiscono, ha anche fatto crescere la preoccupazione da parte dei governi, ma anche dell'opinione pubblica, l'interesse per gli scienziati sociali, per quello che è il processo di incorporazione di questi, diciamo, nuovi italiani nelle nostre società. Chiaramente la scuola si trova a svolgere il ruolo di una delle arene, forse l'arena proprio più fondamentale in assoluto per l'integrazione dei minori stranieri. Questo perché all'interno delle scuole, sui banchi di scuola, gli stranieri hanno la possibilità di conoscere italiani e quindi di creare dei network relazionali con la popolazione nativa, ma non solo. A scuola chiaramente, cioè, esiste la possibilità di apprendere, quindi di acquisire abilità, capacità e credenziali che poi possono essere spese più avanti nel futuro nel mercato del lavoro. Al momento attuale, cioè nelle società contemporanee, le credenziali educative, le abilità rappresentano uno dei principali predittori di quello che sarà la futura posizione occupazionale, e quindi la possibilità di acquisire queste credenziali, queste abilità, può essere visto, e di solito viene effettivamente visto in questi termini, come uno strumento da parte dei migranti per combattere successivamente esclusione sociale e povertà. Quello che è possibile vedere per chi si è interessato a questi temi, ma comunque probabilmente sto parlando di cose che conoscete già, forse anche meglio di me, è che sfortunatamente si continua a rilevare uno svantaggio per gli studenti stranieri in termini di competenze rispetto agli studenti italiani, che rimane lì, cioè rimane significativo anche quando confrontiamo famiglie che per condizioni economiche sono simili. Sì, può dire che ovviamente questo non è assolutamente il caso, cioè quello che si può osservare è che la maggior parte dei figli di immigrati si trovano all'interno di famiglie dove le risorse economiche sono inferiori rispetto ai nativi. Questo perché i genitori immigrati, dovendo subire i costi del processo di immigrazione, quindi insomma la necessità di dover farsi riconoscere i titoli di studio e introdursi in mercati del lavoro che sono magari diversi da quelli che avevano a casa, si trovano più frequentemente negli strati sociali meno avvantaggiati. È una delle spiegazioni principali che viene fornita per lo svantaggio scolastico dei figli degli immigrati, cioè che sia dovuto non tanto al loro essere immigrati quanto più al fatto che sfortunatamente hanno minori risorse di tipo culturale e economico, culturali in termini diversi, cioè è stato rilevato come gli studenti stranieri abbiano chiaramente una lingua di utilizzo in famiglia diversa da quella che viene capita a scuola, ma abbiano anche stili parentali diversi, quindi un diverso coinvolgimento della famiglia all'interno dell'istruzione, chiaramente in media. E quello che però è emerso è che le spiegazioni dello svantaggio sono diverse, quindi a questo approccio che guarda gli individui, cioè le caratteristiche dell'individuo, è sotto tutta una serie di critiche basata sull'idea che l'attività di apprendimento non è un'attività che l'individuo svolge da solo nella sua cameretta, sul suo libro, ma di fatto è un'attività che si svolge all'interno di un contesto, che di solito è il contesto di classe. In questi microcosmi specifici ci sono diversi attori che possono giocare un'influenza, che sono gli insegnanti, ma sono anche i gruppi di pari.
ci sono diverse teorie che hanno valutato come l'insegnante può essere così importante dalla fine che si instaura con lo studente da poter influire sulla sua volontà di esprimersi nell'istruzione, quindi di investire nell'istruzione, sia con la sua condotta manifesta, quindi manifestando degli atteggiamenti pregiudizievoli, ma anche con la propria condotta non manifesta. Ad esempio, non sanzionando o sanzionando in maniera leggera degli episodi di razzismo a cui assiste e in questo modo li legittima indirettamente. Oppure attraverso l'adozione di libri di testo che sono, non sono stati creati apposta per l'incorporazione delle minoranze e quindi possono avere un effetto negativo sulla volontà di apprendimento degli studenti stranieri. E chiaramente anche il gruppo dei pari ha un'importanza insomma, significativa, specialmente durante il processo di crescita degli studenti. E ci sono teorie molto interessanti. Una che trovo particolarmente interessante è che insomma, sia originata dal contesto americano, che è un po' diverso dal nostro, però è possibile che gli studenti della stessa minoranza etnica valutino come negativo la volontà degli studenti di impegnarsi in istruzione, perché viene visto come una volontà di conformarsi alla maggioranza, cioè al sistema educativo creato dalla maggioranza, e quindi viene disincentrato la loro volontà di investire in istruzione. Questo è stato abbastanza interessante. E appunto perché questo potrebbe comportare la maggior frequenza di comportamenti antiscolastici prima ancora dell'effetto degli insegnanti o comunque della lingua parlata a casa. Chiaramente anche il contesto territoriale è stato valutato come una delle dimensioni in grado di influire sulla volontà degli studenti stranieri di impegnarsi a scuola, e quello che è stato rilevato è che quando le famiglie sono inserite in network di relazioni sia interetniche che extraetniche, quindi all'interno della propria minoranza ma anche con i nativi, questo permette loro di mobilitare maggiori risorse sia materiali che immateriali a sostegno dell'istruzione dei figli, specialmente quando magari questi figli hanno un pochino più bisogno di avere una comunità che li sostiene nel loro impegno in istruzione. E quando guardiamo la letteratura, nonostante alcune felici eccezioni dovute anche agli studi di persone che sono sedute in quest'aula in questo momento, ma solitamente la fascia di età più analizzata è quella degli studenti alla fine della secondaria inferiore e all'inizio della secondaria superiore, quindi la fascia 13-15. Sappiamo molto di meno di quello che succede prima, e chiaramente generalizzare i risultati che otteniamo su questa popolazione maggiormente studiata a quello che accade prima non ci permette di capire se è vero o meno che le differenze tra nativi e italiani e le ragioni di queste differenze sono poi costanti durante il percorso di studio o meno. E questa è una delle prime implicite assunzioni sulla quale ho fatto un po' di analisi e che vorrei appunto discutere con voi. E la seconda è che sempre nella letteratura viene spesso parametrizzato il concetto di straniero in termini di generazione migratoria. Quindi si comparano gli studenti di prima generazione e gli studenti di seconda generazione. I primi arrivati dall'estero, figli di migrati, anche loro immigrati, e i secondi figli di migrati nati in Italia. Solitamente nelle seconde generazioni vengono messi anche gli immigrati che sono arrivati prima del sesto anno di età, e l'utilizzo di questa variabile non ci permette di capire qual è l'effetto autonomo della migrazione e qual è invece l'effetto autonomo dell'etnia, della nazionalità specifica. E da quello che sappiamo dalla letteratura è che in realtà l'etnia o comunque la nazionalità può avere un effetto anche consistente. Ad esempio sappiamo che gli studenti asiatici tendono ad avere addirittura risultati superiori ai nativi una volta che guardiamo famiglie con un simile livello di risorse economiche. E quindi la seconda idea che voglio appunto testare e discutere con voi è la presenza di questi effetti autonomi per la nazionalità e la migrazione, e soprattutto la costanza di questi effetti nel corso del percorso scolastico. Chiaramente utilizzi dati invalsi, le analisi sono separate per grado scolastico, riguardo al secondo, al quinto e al sesto, ma vi mostro le analisi solamente per i due estremi, quindi secondo e sesto grado. La dipendente che utilizzo è le competenze linguistiche, appunto, e il totale delle risposte esatte è stato standardizzato. Così noi potremo guardare alla distanza tra
migrati nativi e leggerla in termini di educazione standard e in questo modo confrontarla con i dati scolastici. Le mie variabili esplicative principali sono chiaramente la migrazione, che è semplicemente una dummy, è nato all'estero, nato in Italia, e la nazionalità, che è operabilizzata sulla base del stato di nascita dei genitori. E chiaramente l'endogamia è imperante, quindi la maggior parte delle coppie di genitori provengono dalla stessa area geografica, sia per gli italiani, quindi padre e madre nati in Italia, che per gli stranieri, anche perché appunto le categorie utilizzate sono piuttosto ampie. Quando non è stato così, quando per esempio la madre era dell'Unione Europea e il padre europeo ma non dell'Unione Europea, ho assegnato la stessa nazionalità condivisa con il figlio. Quindi se anche il figlio è nato in Europa, gli è stato dato la nazionalità europea. A livello di covariate ho utilizzato tutta una serie di controlli che sono sui quattro livelli, che sono individuo, classe scolastica, scuola intesa come plesso e provincia. Questo per cercare di mappare quelle che sono le differenze a livello etnico e economico all'interno delle classi delle scuole. Quindi si tratta principalmente di percentuale di studenti stranieri, percentuale di figli di lavoratori manuali e localizzazione della scuola. E ho aggiunto i dati di invalsi, alcuni dati amministrativi di Istat, le stime a livello di provincia, per controllare l'effetto del reddito pro capite e del tasso di disoccupazione. Okay, la prima cosa che vi mostro è la scomposizione della varianza dell'insieme complessivo della popolazione studentesca. Io ho fatto l'analisi chiaramente corretta per il coefficiente di cheating su tutto il campione. Quindi quello che possiamo vedere qui, che potete vedere lì, io non posso vedere qua, quello che potete vedere lì è che tra i gradi scolastici, e questo è un modello di regressione nullo, quindi c'è solamente la costante, quello che troviamo è che il gioco del leone è fatto in realtà dalle variabili di tipo contestuale, cioè la gran parte delle differenze nei risultati scolastici dell'intera popolazione di studenti non è tanto dovuto al fatto che questi studenti facciano parte di classi particolari, di istituti particolari, di province particolari, quanto più che questi studenti siano particolari loro stessi, abbiano cioè delle caratteristiche che li differenziano nei livelli di apprendimento. È interessante per me notare che all'inizio della carriera scolastica si comunque rileva un effetto che è circa del 18%, complessivamente tutta la parte non azzurrina è quasi il 19% di varianza spiegata dal contesto, e questa quota si restringe passando al sesto grado e arriva all'incirca del 12%. Quindi mano a mano che gli studenti proseguono nell'istruzione, quando noi guardiamo gli studenti iscritti al secondo grado e gli studenti iscritti al sesto grado, vediamo che sugli ultimi, quelli più grandi, sono soprattutto ancora di più le caratteristiche individuali a spiegare le differenze. Procedo a mostrarvi l'effetto, questa qui è la stima dell'effetto della migrazione. La prima riga, quello che potete vedere, è l'effetto totale, quindi il modello con semplicemente questa variabile, e potete vedere, non c'è il quinto grado, ma è piuttosto simile al sesto, come potete chiaramente immaginare, che quando guardiamo l'effetto totale, quindi prima riga, tra i due gradi ci sono differenze consistenti. Quando guardiamo l'ultima riga, invece, che è il modello con le variabili che abbiamo aggiunto, quello che si vede è che queste differenze si stringono, nonostante questo rimangono un pochino. Quindi quello che si vede è che la migrazione tende a spiegare un pochino, cioè c'è maggiore distanza tra gli studenti nativi e gli studenti stranieri al sesto grado che non al secondo grado. Quello che è interessante per me di fare qui, e magari lo dico adesso così dopo non vi rubo il tempo sulle conclusioni, è che il secondo modello aggiunge l'appartenenza etnica, quindi la nazionalità, e possiamo vedere che c'è un forte effetto di composizione tra la migrazione e la nazionalità, quindi chiaramente parte dello svantaggio che possiamo rilevare a livello grezzo è dovuto al fatto che gli immigrati sono in realtà figli di immigrati. Parte di questo svantaggio è dovuto al fatto che i loro genitori non sono italiani. E il terzo modello aggiunge le risorse socio-economiche, e vedete che non ci sono grandissime differenze, quindi non c'è grande composizione tra la migrazione e le risorse economiche. Invece c'è, ed è soprattutto sul sesto grado,
con le variabili aggiunte al quarto modello, che sono quelle a livello individuale, quindi il sesso e l'età. Quindi di fatto c'è qualcosa che spiega il divario degli immigrati che è anche legato al sesso e l'età, e vi dirò la mia idea, così mi dite poi se ha senso. Ma passo velocissimamente. Passo super velocissimamente a far vedere lo stesso discorso, però per l'etnia vado davvero davvero veloce, e l'unica cosa che vi dico qui è che anche in questo caso vediamo che l'effetto del primo modello è molto diverso tra i gradi scolastici, ma se poi guardiamo l'effetto dell'ultimo modello, quindi l'ultimissima riga dei due panel, vediamo che l'effetto è un pochino inferiore. Quello che è molto interessante è che gli studenti comunitari dell'Unione Europea mostrano un vantaggio scolastico una volta che controlliamo per tutto. Quindi a livello di nazionalità non sono più svantaggiati quando controlliamo per risorse economiche e struttura delle classi, ma non è così per gli studenti extracomunitari. La cosa divertente, o comunque secondo me molto interessante, è che il grosso del cambiamento nelle stime avviene nel secondo modello, quando noi introduciamo le risorse economiche. Questo vuol dire che la sovrapposizione tra risorse economiche e avere genitori immigrati, quindi il fatto che gli studenti immigrati siano in realtà figli di genitori con risorse economiche limitate, spiega il loro svantaggio scolastico. Questo mi permette di dire che probabilmente i meccanismi che spiegano le disuguaglianze sono diversi tra migrazione e nazionalità, e quella della migrazione, questa ve la dico così lo potete tirare i pomodori, ma secondo me è legata a una teoria che hanno fatto, studiosi hanno ipotizzato, che in realtà la migrazione in sé, quindi non la nazionalità ma la migrazione, abbia a che fare col senso di efficacia personale, cioè se una persona vive una migrazione, specialmente se è una decisione dei genitori, tende a percepirsi meno artefice del proprio destino e quindi impegnarsi meno in attività che non hanno un diretto risultato, ma sono cose che possono essere viste positivamente solamente con risultati futuri, e quindi questo potrebbe deprimere i risultati scolastici. Sfortunatamente non è una cosa che posso testare, quindi ditemi cosa ne pensate. Grazie.